Paolo Di Canio, siamo al Mediolanum Paddle Club. Vorrei concentrarmi come prima domanda sulla Lazio, una squadra che è partita, diciamo, nell'ombra di tutti, non è mai stata acclamata mediaticamente, ma adesso invece con Baroni si sta dimostrando una grande squadra. Beh, una bella sorpresa, anche perché velocemente ha trovato una quadra, almeno per il momento, e sta dimostrando di valere quelle posizioni in classifica, ma anche quello che sta facendo in Europa, per cui è un po' sorprendente per tutti quello che sta facendo. È all'inizio, è evidente però che c'è comunque una guida che dà coraggio, spregiudicatezza ad una squadra che ha voglia di offendere sempre, qualche volta naturalmente può perdere equilibri, ma vale la pena in questo senso perché ha giocatori molto veloci, esplosivi, tecnici, e ripartenza, abbiamo visto, può far male a tutti. Perciò sì, è una sorpresa onestamente anche per me, perché c'è stata una rivoluzione tecnico-tattica generale, e vedere una squadra giocare così, sembra che gioca insieme da 3-4 anni, nell'accezione positiva naturalmente, è una sorpresa un po' per tutti. Invece, passando alla Roma, già Leggia, dopo la sconfitta in Svezia, voci su un eventuale esonero di Juric, richiamo di De Rossi. Lei cosa ne... Io questo non lo so, non so cosa bolle nella pentola Roma, però è evidente che sono stati fatti degli errori in passato e si sono prese delle decisioni in modo affrettato dal mio punto di vista, pensando calcisticamente. Poi se intervengono altri fattori io questo non lo so. Naturalmente i tifosi non sono stati contenti, ma neanche i giocatori, lo hanno detto, che della uscita di De Rossi, e era normale ai primi accenni di difficoltà che si sarebbe acclamato nuovamente De Rossi, ed è anche legittimo a parte dei tifosi, cioè, reclamare qualcosa, perché comunque sono quelli che investono in sentimento, in gioie, in dolori e a livello economico. Perciò in questo momento c'è un po' di confusione, vedo qualche problematica, non c'è una quadra completa tra società e legame con la squadra, e insomma devono lavorare molto per uscire da questa situazione. Invece un'ultima domanda sulla Premier League: può essere finalmente l'anno dell'Arsenal? Beh, io ho dato il 51% contro il 49% del City, anche perché dopo 4 anni aver fatto record su record, il City poteva, può avere una sorta di appagamento. Guardiola che ha detto che probabilmente è il suo ultimo anno, giocatori che volevano andare via già da tempo, De Bruyne l'anno scorso, Bernardo Silva lo stesso, però rimangono dei campioni importantissimi e naturalmente fino alla fine saranno, diciamo così, per tutti quelli accreditati per il titolo. Per me l'Arsenal, se migliora diciamo la fase difensiva, perché quest'anno è meno ermetica dello scorso anno, è quella più accreditata, perché ha fatto veramente dei miglioramenti importanti negli ultimi 2 anni ed è una squadra pronta e matura per vincere la Premier.